congiunta sulle linee generali dei disegni di legge 3.304, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 2014, e 3.305, assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per il 2015, nella quale intervengono il relatore Melilli, nonché i deputati Giampaolo Galli, Melilla e Palese. Chiusa la discussione congiunta, replica il vice ministro Morando, mentre il relatore vi rinunzia. In seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Il Presidente comunica quindi una modifica della composizione di gruppi parlamentari. Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Luigi Di Maio, la seduta termina alle 20:35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 24 settembre 2015, con inizio alle 9:30. Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Ok, grazie. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Artini, Caparini, Catania, D'Ambrosio, Epifani, Garavini, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Marazziti, Marotta, Martella, Meta, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Saravetto, Rosato, Sanga, Scotto, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Venitelli, Vignali e Vignaroli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 99, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10:05. La seduta è sospesa.